Franco, insomma, molto più rilassato rispetto alle ultime conferenze stampa, dai. Ci voleva per iniziare dopo le due partite in casa perse, questa era determinante, l'abbiamo vinta, andiamo avanti, insomma, tutto ravvicinato questa settimana, quindi c'è poco tempo, bisogna già mettersi con la testa alla prossima. Ci avete messo un po' per carburare, dopodiché però dopo il break, insomma dopo il secondo break, sì, avete gestito... Credo che sia impossibile pensare di entrare in campo e vincere la partita il primo quarto, quindi è giusto la partita costruirla mano a mano, prendere il vantaggio quanto possibile, abbiamo cercato di provare, va bene così, perché poi abbiamo sono usciti e si sono anche sciolti la gran parte di loro, visto che nei primi due quarti abbiamo sbagliato tanto, secondo me anche da sotto, quindi molto facile, quello che ci è capitato con le altre partite, quindi una sorta di tensione che abbiamo accumulato in questo mese e speriamo che pian piano cominciamo ad acquisire più sicurezza, più tranquillità, no? Cioè la tranquillità c'è sempre, però è chiaro che quando si lì capisco i giocatori che magari arrivano sbagliati, tiro semplice. Il valore di Garri chiaramente lo conosciamo tutti, però non era automatico lanciarlo in quintetto base dopo appena due giornate di allenamento. Ecco, questa tua decisione insomma di lanciarlo subito nella mischia è cosa di vedere. Sì, intanto prima o poi doveva andarci. Avendo il ritmo partita, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di metterlo subito a caldo e poi cominciare a spezzare i momenti della gara. Quindi più o meno l'idea che avevamo era magari di neanche di 20 minuti, magari qualcosa di meno. Però poi alla fine dobbiamo comunque farlo allenare, riprendere l'ultima partita. Adesso partire prima, partire dopo ci cambiava poco, onestamente. Poi era anche importante farlo entrare subito, fargli anche scaricare la tensione della prima gara, no? Che sempre l'emozione, al di là del fatto che sia un giocatore esperto, quindi anni, però quando arrivi in un posto, dopo due giorni, entri in campo per un attimo, meglio entrare subito e non pensarci al riscaldamento da dentro. Questo è un po' il pensiero che abbiamo avuto. Poi dopo qualche minuto abbiamo cambiato, quindi siamo andati nelle rotazioni normali. La mossa comunque ha funzionato perché come esordio mi sembra tu possa essere soddisfatto. E sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, perché magari con il lungo avevamo necessità di lunghi. Io aspetto sempre poi di vedere la squadra nel momento in cui rientra Mosley, perché per quel poco che abbiamo visto sia nel torneo di precampionato sia in qualche allenamento che Mosley ha fatto, io ritengo che questa squadra sia molto utile, darà tanto. Chiaro che poi sarà il campo a dirlo, ma io sono convinto di questo, insomma, ripeto, perché l'abbiamo visto in quel poco che è stato con noi, l'abbiamo visto. Con l'arrivo di Garri appunto non cambia la strategia, chiamiamola così per quanto riguarda il rientro di Mosley, continuerete ad aspettarlo, sì, senza sì, tornare sì. Sul mercato? No, adesso aspettiamo il rientro di Mosley, sappiamo che con lui il reparto lunghi alla fine diventa un reparto sicuramente solido, perché con tutti e due abbiamo la possibilità di contrastare gli avversari, con Mosley di difendere anche gente più piccola, quindi anche delle aree forti, sicuramente abbiamo più alternative. Poi c'è solida la prestazione della panchina, in riferimento per esempio alla gara di Rosignoli di Marco Giuri, quindi un passo avanti rispetto alle scorse settimane da questo punto di vista. Sì, però è chiaro che noi adesso dobbiamo entrare nella continuità pian piano, è importante. Questo, le vittorie ti danno sicuramente più sicurezza e ti fanno seguire meglio le cose, per cui adesso mi sembra un po' presto per dire qualsiasi cosa. Ecco, il fatto anche psicologicamente di avere un altro senatore in squadra come Garri può tranquillizzare la squadra in un momento delicato. In generale la squadra non è che abbia dovuto reagire a momenti difficili perché non era tranquilla. Di certo un giocatore esperto in campo in momenti caldi, nei momenti del campionato, in partite importanti, sempre un giocatore esperto un ragazzo giovane, questo è ovvio, era banalità così. L'esperienza di Garri sicuramente per noi è di grandissimo aiuto. Rotto il ghiaccio con questa vittoria, ora c'è da dare continuità al risultato, c'è una trasferta chiaramente non facile sul campo di Biella, peraltro una trasferta che arriva alla vigilia del derby di Veroli. Quanto
può spostare il risultato di domenica in previsione della settimana poi del derby? Beh, sicuramente una vittoria potrebbe darci ancora più tranquillità ad affrontare il derby. Viceversa, una sconfitta non causerebbe danni particolari, ma ti porterebbe ad arrivare al derby ovviamente con una tensione maggiore, quindi con il rischio poi magari di sbagliare le cose semplici. Al contrario, una vittoria potrebbe darti qualche certezza in più, affrontare la gara in un modo diverso, però qui partiamo nella sfera delle ipotesi, per cui pensiamo a giocare in piedi e poi si vedrà. Affronterete Franco una delle sorprese di questo inizio di stagione, una squadra solida? Io non la trovo una sorpresa, mi sembra una buonissima squadra, al di là del fatto che poi ci sono 3-4 giovani interessanti che vengono dal gruppo dell'Under 20, dove c'era Alessandro Pesaro. Però anche i giocatori più esperti di stranieri sono comunque buoni fisicamente, e poi hanno un fattore campo notevole. Quindi è una squadra che ha vinto già 2 trasferte, cioè ha perso la prima giornata in casa, che poi è stata quella con Bernoli, probabilmente proprio perché era la prima giornata. Adesso hanno preso un bel ritmo, non era facile per loro vincere a Capodanno, alla prima giornata in casa di Capodanno. Secondo me non è facile neanche vincere a Trieste, e Verona lo dimostra. Una squadra come Verona, che poi a Trieste ha perso, praticamente la solidità di quella squadra la vedi anche quando ti va a vincere questi campi. Franca, avete ritrovato la vittoria, oggi forse non avete ancora ritrovato il pubblico perché la palazzetta aveva anche sparsi vuoti, sarà soltanto una questione di risultati per riavere gente a palazzetto? Ma io penso che queste partite alle 8:30 così infrasettimanali non sono facili per noi, ma penso in generale, non so adesso gli altri campi quanto pubblico avranno fatto, direi il fatto che poi sia un giorno festivo, però è pure vero che poi molti hanno un modo per spostarsi, stare andare fuori, per cui non è semplice sempre captare la gran parte del pubblico. Devo dire, a me di forza hanno sempre seguito, adesso al di là dei risultati comunque si sono fatti sempre vicino, per cui questo è il mio pensiero, non trovo una grandissima differenza. Poi alla fine anche questa sera ci sono stati, si sono sentiti, va bene, poi magari ci manca il gruppo dei ragazzi quelli più caldi, ma li aspettiamo poi per la prossima in casa, che sicuramente quella sarà. Grazie a tutti. Grazie.